Siamo reduci da un bellissimo convegno che si è svolto alle Saline, è stato organizzato dall'autorità portuale del porto di Chioggia e di Venezia. In pratica, Chioggia, in questo momento, le navi da crociera che stanno arrivando perché utilizzano il porto di Chioggia per poi i turisti andare a Venezia. Allora, l'idea, c'è stato il sindaco Mauro Melao, ma tanti veramente relatori molto importanti, sono degli interventi veramente di spessore e di qualità, vi invitiamo a guardarli nel link che trovate in esposizione. Uno dei temi, uno degli quid, delle idee, dei progetti per fare in modo che Chioggia diventa una località turistica e quindi di attirare i turisti che vengono addirittura qui, è quella di tenere la città in ordine, dimostrare le cose fatte bene, eccetera. Allora, per quanto riguarda Canalvena, Riva Vena, ci sono state tantissime persone, negli ultimi 3 anni la riva è rinata, ci sono stati imprenditori che hanno investito, hanno speso un sacco di soldi per sistemare i locali, i bar, le ciccetterie, i ristoranti. E però c'è gente che continua invece a sporcare. Le foto che vedete sono foto da diversi giorni, queste qua che vedete adesso sono foto di ieri mattina e c'è qualcuno che continua a tenere quella situazione di degrado. Allora, l'amministrazione che è già iperpresa, sapete che ci sono tante cose da fare, non è facile fare tutto, però bisognerebbe prendere in mano questa situazione e dare una svolta. Non è possibile che quella situazione rimanga così incancrenita.